galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo qui con un membro della guida galattica per modellisti, amante di focaccine, artista a tutto tondo, sbavatrice in video in diretta, fa cose! Nancy, siamo qui per conoscere te. Pessima presentazione. E pensa che era solo l'intro. Ciao, dici hey. Un po' di te, che ci fai qui? Allora, perché su... è partita peggio di Colombino, perché è sempre peggio stiamo andando. Sì, sì, è una discesa. Vabbè. Mi hanno rapita. E no, non mi hanno colpa di paesiello. Non è vero! Allora, sono qui perché devo fare il mio... Punto di non ritorno alla guida galattica per modellisti. Sono parecchio spaventata in questo momento, ho mani e piedi legate da una faccetta trasparente e... Per chi ci segue e non se lo ricorda, il punto di non ritorno è quel video in cui ogni partecipante della guida racconta un po' come si è avvicinato all'hobby e al mondo del modellismo. Allora, come mi sono avvicinata a questo hobby? Non lo so nemmeno io, sinceramente hanno cominciato tutti a parlarmi di Warhammer, vedevo Warhammer ovunque, principalmente solo ragazzi, perché di ragazze che giocavano Warhammer ne ho conosciute veramente poche. Ah, ma hai visto come ho dipinto questo pupazzino, hai visto come ho dipinto questo, come ho dipinto l'altro? E allora io pensavo, cavolo, potrei dipingerlo veramente meglio io. Alla fine non è stato così, quindi vabbè. Però ho cominciato con l'hobby perché sono entrata al negozio di Warhammer. Gesù. Sono... Hai visto Gesù nel negozio di Warhammer? Ce l'avevamo uno che... Io sono entrata... Sento i santi dopo che uno ha pagato, però... Sì, può essere. Sono entrata in un negozio di Warhammer, un Games Workshop, e ho visto questo bellissimo contenitore con dentro gli Skaven. Innanzitutto quindi. Mi sono spaventata per 65 euro, ho pensato, ma che cazzo le compra queste cose? Si può dire cazzo? Ma che cazzo le compra queste cose 65 euro? Basta che non dici paese. Le ho comprate a 65 euro. E da lì ho cominciato a dipingere. Facevano veramente schifo. Fatto sta che non sono riuscita nemmeno a montare tutti gli elementi perché si incollavano tra di loro e alla fine è venuta fuori una pappetta schifosa di topi, di plastica, orribilanti. E niente, poi ho cominciato a giocare Flesh Eater. E adesso gioco a come si chiama? Age of Sigmar. Con i Flesh Eater. Con i Flesh Eater, che oltretutto sono veramente forti. Se io non perdessi a qualsiasi gioco a cui gioco, sarebbero anche veramente forti. Sappiamo che oltre a praticare l'hobby, ti dedichi anche all'arte, ad altri tipi di fai disegno a mano libera. Allora sì, mi sono avvicinata a questo hobby appunto perché volevo cominciare a dipingere le miniature, ne trovavo alcune veramente bellissime, di eserciti che non ho mai provato, magari anche del 40.000, tutto il resto, ma principalmente io avevo cominciato disegnando i personaggini di Warhammer con il mio stile, perché comunque... disegno a mano libera, sono un artista e cominciai proprio a disegnarli su qualche foglio e poi acquistai addirittura delle miniature per disegnare questi personaggi nel mio stile, quindi è stato abbastanza un arrivo artistico questo hobby, non è stato un interesse al gioco all'inizio, poi lo è diventato. Però ho continuato a perdere, adesso non lo è più, diciamo che sono artistico lo stesso. Intanto sappiamo, abbiamo anche diverse chat in cui parli dell'interesse, delle statistiche dei dadi, di come si tirano i dadi, eccetera, eccetera. Allora, ho conosciuto la guida galattica per modellisti, e questa è una storia molto carina, perché io lanciavo un dado alla volta durante le partite di Age of Sigmar, quindi... 40 dadi una per volta, esattamente, quindi continuiamo, magari devo fare 15 attacchi. Allora, io volevo chiedere una cosa, ma secondo te è per questo motivo che le ragazze non giocano a Warhammer, perché sono troppo lunghe le partite tirando un dado alla volta? Allora, secondo me non giocano a Warhammer perché l'ingresso in questo mondo è pieno già di ragazzi, quindi magari entri in un ambiente un po' più misto, ti viene anche un po' più di curiosità, magari come, non so, l'ambiente di Magic, piuttosto che altri giochi del genere. Però quando arrivi a giocare a Warhammer, la maggior parte dei giocatori sono tutti uomini, quindi ti senti anche un pochino l'eccezione in mezzo a un gruppo di giocatori, diciamo.
Comunque conobbi questo gruppo di pazzi, perché ho messo un piccolo post su un gruppo di Warhammer su Facebook chiedendo se io potessi tirare un dado alla volta. Perché? Perché la persona con cui stavo giocando sosteneva che tirandoli insieme e tirandoli uno alla volta si ottenevano risultati diversi. Se io li tiravo uno alla volta potevo fare dei numeri più alti. Quindi da questo disagio totale poi mi ha scritto la voce principale della guida galattica spaventandomi a morte. Ho detto: ma chi è questo? Cosa vuole? Poi ho riconosciuto: ah, ok, va bene, proviamo a fare questo. E adesso sono qui, mi hanno rapita, non so cosa fare. Quindi quello che ci insegna è non fidarsi delle persone. Non fidatevi assolutamente della guida galattica per modellisti. Sono persone molto pericolose, soprattutto Paesiello. Soprattutto Paesiello, lo confermiamo anche noi. Ma non è vero, queste sono notizie false e tendenziose, poi non dobbiamo dirlo così, sennò poi scappano. Fanno e poi scappano. Tranquillo, tanto taglio. La parte dove dici tu, certo. Il momento più bello e il momento più brutto, se ne esiste uno, del tuo percorso nel lobby da quando hai iniziato. Allora, il momento più bello è stato quando ho cominciato a dipingere con l'aerografo. So che sembra una cavolata, però mi sono trovata veramente bene, finalmente riuscivo ad avere i risultati che volevo avere dipingendo delle miniature. E il momento più brutto invece è stato la prima volta che ho provato a dipingere una miniatura come dipingo un quadro, perché è venuto qualcosa di bruttissimo. Oltretutto la prima miniatura che io ho dipinto, quella ufficiale, me la passò sempre il mio attuale ragazzo, che mi ha detto: oh, prova a dipingere questo pupazzino qua. Allora io feci sulle spallette di questo, non mi ricordo di che esercito fosse, comunque uno Space Marine mi sembra, la notte stellata di Van Gogh. Mi sono messa lì proprio a fare tutti i dettagliini di queste spallette, non sapendo a cosa sarebbe servito, scoprendo poi che avrei dovuto dipingere altri 30 di quei cosi per giocare. Quindi Renard, Miro, c'era un sacco poi da fare. È un po' difficile, però comunque diciamo che il momento più brutto è stato la prima volta che ho realizzato che non era più facile, cioè non era così facile dipingere su una miniatura, che era il mio interesse principale. E il momento più bello invece quando ho imparato a farlo, quindi ad avere anche delle soddisfazioni. Poi anche i momenti più belli sono anche quelli dove cominci a conoscere delle persone che oltre a giocare con te magari e fare qualche partita e tutto, sono anche persone che conosci nella vita reale, hai comunque delle amicizie, quindi ti trovi molto bene in questo mondo. Non ho ancora beccato nessuno che mi ha legato, mi ha messa in macchina per portarmi a fare un'intervista come questa. E comunque direi che due momenti sono questi. Punto di vista femminile sul vivere con un appassionato del hobby di Warhammer. Non fatelo. No, allora è una cosa anche, dipende da come si vede. È una cosa anche abbastanza artistica, quindi soddisfacente vedere magari il proprio compagno che è felice perché riesce a mettere insieme un esercito piuttosto che dipingerlo bene, magari diciamo che è un hobby che ti alleggerisce. Quello è effettivamente vero, infatti quello è facile, se magari dovete fare l'anniversario, il regalo di compleanno, regalate sempre le solite cose, andate sul sicuro. Se dovessi invogliare una ragazza a iniziare lobby, cosa le diresti? Evita Paesiello. Evita Paesiello. Paesiello è un marchio di cui la gente si fida, quindi non diciamo. Non è mai cose. Successo. Allora, direi esattamente la cosa che direi a un ragazzo che vuole iniziare con lobby, cioè che è veramente un ambiente molto divertente e che al di fuori della competizione vera e propria ci si trova bene, quindi si hanno più conoscenze, poi ognuno trova comunque la sua visione del mondo di Warhammer, c'è a chi piace molto dipingere, c'è a chi piace molto giocare, comunque ognuno ha la sua visione propria. Diciamo che l'invogliare, magari potrei dire proprio una ragazza specificato, comincia a giocare a Warhammer, così almeno arrivano sempre più ragazze e poi non siamo più la minoranza. E di questo l'intera comunità di hobbisti ti è grata. No, è solo il Paesiello. Il Paesiello è grato di questa cosa che ho appena detto. Il Paesiello è grato di questa cosa. Like, il Paesiello, a nome di tutta la comunità hobbistica, è grato. Quindi, descrivendo in una sola parola, che cos'è l'hobby per te? Arte. Okay. Direi arte. Prima vennero gli Skaven, poi i Flesh Eater Courts, e degli attuali eserciti che ancora non fai, qual è quello che ti piace di più? Assolutamente Slaanesh mi piace tantissimo, proprio per la fattura delle miniature. Cioè, mi piacerebbe moltissimo dipingere quelle mie. Poi mi piace anche Tzinch,
ha sempre per la fattura delle miniature, che alcune le troverei molto interessanti da dipingere, però Slaanesh è sicuramente il mio prossimo esercito quando dovrò cominciarne uno nuovo. L'uomo dietro la videocamera da questo momento è in brodo di giuggiole dopo questa... Zitto paesino! Ti interessa partecipare a un progetto nel quale faremo un cosplay in cui Paisello interpreterà una demonetta? Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo e donerò anche dei fondi a questa cosa. Ah, io ci sono dietro quello. Nudo con un perizoma e poi lo spremo di viola. Anche no. Il paesiello si dissocia da questo commento. Oh, il paesiello approva. Ecco. Il signore che è passato. Che sta cantando? Vabbè, Slaanesh, va bene. Va bene. Focaccine! Fai un focaccine bene e saluto tutti quanti. Focaccine! Ciao! Non, no, aspetta, ciao a tutti! Ok. Non è vero, questa voce non sa cosa dice. Sono parecchio imbarazzata davanti a questa telecamera, ragazzi. Qualcuno venga vicino a me.